Dottor Menicucci, dottor Maurizio Menicucci, giornalista RAI, preso il TG Leonardo, vero? Sì, TG scientifico Leonardo. Le trasmissioni televisive di divulgazione o approfondimento scientifico ce ne sono molte, dal TG Leonardo a Quark, adesso non voglio far paragoni magari che uno non apprezza, passando per lo scientismo ma anche per gli epigoni di Peter Colosimo. In televisione Peter Colosimo, speravo che me le fosse dimenticato, no? Peter Colosimo, vorrei che ci si per chi non si ricorda, era torinese d'adozione, era colui che trovava tracce extraterrestri sul Musinè, ha fotografato anche l'uomo di Neanderthal vivente, sì. Allora, come può fare il telespettatore, dottor Menicucci, a valutare la serietà dell'offerta culturale scientifica data dalla televisione? Beh, può fare dei confronti. Volevo precisare una cosa, dunque io sono qua più che come relatore, come vittima, come capro espiatorio, perché sono, evidentemente, essendo, io sono un inviato del TG Scientifico Leonardo, programma che ha quasi 20 anni, ed è un po' un unicum, perché è un TG, è un telegiornale, lo so, infatti lo so che ero consapevole di essere immolando. E è un TG scientifico, credo che non ce ne siano altri né nel panorama della TV pubblica, anzi di quello sono sicuro, né nelle TV private. Il Quark e altri programmi sono appunto programmazioni che avvengono a periodi più o meno lunghi e quindi hanno la possibilità di lunghe preparazioni. Forse questi meccanismi non sono chiarissimi, magari sono banali, ma non sono chiarissimi, credo, la maggior parte del pubblico. Cioè, noi andando in onda tutti i giorni dobbiamo fare i servizi giorno per giorno, magari ce n'è qualcuno che è fatto con un po' più di anticipo e quindi con un po' più di cura. Capita molto spesso, per esempio, che io che vado in giro faccia dei servizi che sono un pochino più lunghi, articolati, complessi, quindi mi richiedono qualche giorno di anticipo e poi rimangono in congelatore fino al momento giusto. È anche successo, ahimè, che abbia fatto un servizio qualche giorno prima del sisma in Emilia con uno specialista che diceva che stava per capitare un sisma, dopodiché è difficile smantellare la fama di uno che porta iella. Però insomma, noi siamo costretti comunque a lavorare molto, molto in emergenza e quindi ci vuole una grande attenzione. Una grande attenzione perché è ovvio che lavorare con i tempi della cronaca su materie così delicate è ancora più rischioso. Perché la domanda è quanto è scientifico un programma, la TV? Noi dobbiamo essere scientifici perché, siccome ci chiamiamo TG scientifici, dobbiamo avere una maggior cura nel rispettare quei criteri che danno scientificità ai servizi. Certo che a volte ci scappa l'errore di equivalenza fra una misura e l'altra, è molto frequente. Non so se leggete, adesso ce l'ho qua per caso, l'Internazionale, che pure è un giornale, un settimanale, che possiamo dire traduce, quindi rimastica il meglio a discrezione della redazione, il meglio di quello che viene pubblicato sulla stampa internazionale, incappa spesso in errori di questo genere. Infatti c'è proprio una colonna, una rubrica intelligente come soluzione, tenuta da una collega, che fa ammenda degli errori commessi nel numero precedente, perché scappano. E questa qua, le correzioni si chiama, e lei si chiama Giulia Zolli. Noi non abbiamo questo. Però, dunque, qualcuno ha detto che il professor Capretini è pessimista, io mi allineo al suo pessimismo, cerco di parlare degli elementi di ottimismo. Noi riceviamo, abbiamo dei tormentoni, degli ascoltatori, degli spettatori, è un lapsus freudiano, il mio ascoltatore, poi questo andrebbe spiegato. Degli spettatori che quasi sempre a fine trasmissione ci telefonano e ci rompono le tasche, perché cominciano a dire: avete detto che il joule equivale, io non ho detto niente perché non sono competente, sì, però avete sbagliato la virgola, lo zero, avete detto, cioè ci fanno le pulci in maniera veramente molto molto fiscale. E questo però è un tormento, però, come dire, è anche un riscontro dell'efficacia con cui raggiungiamo l'opinione pubblica. Ma quale opinione pubblica? Una piccola opinione pubblica, certamente una piccola opinione pubblica. Questo, e qui entra la nota pessimistica, mi fa riflettere sul fatto che spesso le trasmissioni dedicate sono delle riserve indiane. Cioè, perché bisogna fare un TG scientifico quando si potrebbero approfondire quelle stesse notizie
dentro un normale contenitore TG? Questo non vale solamente per la scienza, questo vale anche per altre cose, per i famosi, per le famose inchieste, perché secondo me questa è una trappola. Il fatto di relegare le inchieste, gli approfondimenti alle ore in cui pochissimi le guardano, non fa che circoscrivere anche il pubblico a cui arrivano queste cose, quindi in realtà non serve assolutamente a creare un'informazione democratica. È un discorso più vasto, appunto, non riguarda solamente il TG scientifico, riguarda i famosi contenitori tipo le porte, gli approfondimenti così, che sono molto efficaci e anzi sono efficacissimi e creano ultimamente l'efficacia di report, si misura proprio nel numero di inchieste che scatena. Però secondo me è pericoloso il relegare in orari così particolari, così fuori portata dalla maggior parte del pubblico certe notizie, certi approfondimenti. Un TG dovrebbe essere abbastanza coraggioso da durare di più e da misurare i tempi delle notizie in base all'importanza che queste notizie possono avere. Quindi un servizio può essere anche di 3 minuti e magari uno che è assolutamente inutile o al limite, come si dice nel nostro gergo, è un marchettone orrendo, può durare 40 secondi se proprio si deve fare, certo è meglio non farlo. La responsabilità di un TG scientifico, tornando comunque al fatto che esistono questi contenitori dedicati, noi andiamo in onda tutti i giorni alle 3:10 sulla terza rete, la piccola incongruenza che nessuno mi senta qua e che almeno dei colleghi, è che noi siamo in carico al TG regionale, quindi alla testata regionale, pur essendo nazionali. A Torino si fa anche Ambiente Italia, è un programma che si chiama Montagne, sono tutti programmi nazionali che non si capisce perché debbano essere annessi alla testata regionale. Le logiche di una testata regionale, che pure è il più importante, è la testata più importante in Italia per numero di giornalisti e secondo me anche per valore dell'informazione, perché è quella che dà il polso veramente al territorio molto più di quanto lo diano i TG nazionali. Non si capisce però perché noi dobbiamo essere annessi a queste logiche che sono un po' locali, però diciamo che è più questa una critica, una riflessione da detti ai lavori. Non andiamo in onda il weekend, le dicevo, si richiede una molta cura e qui forse ci sarebbe anche da domandarsi se questa cura non richieda una preparazione a monte proprio di carattere formativo. Io non sono molto d'accordo e non mi pare che dia grandissimi risultati la formazione giornalistica, mi perdoni Caprettini, fatta così al di fuori delle redazioni, forse perché sono vecchio, ma secondo me una buona manovalanza, come si diceva una volta, dentro una redazione, ma è più utile di questi corsi di formazione, di queste scuole di giornalismo, che non mi pare, poi dico, che diano grandi risultati in termini di qualità e di quantità. Oggi la quantità è importante perché i nostri ragazzi sono tutti disoccupati. Però in campo scientifico forse si richiede, proprio perché intanto è difficile avere un curriculum scolastico che metta insieme la parte, l'abilità comunicativa, quindi una versatilità anche nel tipo di linguaggio che si usa, che si adatti all'informazione e al pubblico a cui l'informazione è destinata. Certo che un minimo di tecnica di sezionamento del mercato in base a quello che, insomma, che fa la pubblicità ci vuole quando si comunica. Io devo essere abbastanza flessibile da usare un linguaggio che si adatti al pubblico e alla notizia. E poi anche ovviamente una piccola competenza, una piccola abilità nel maneggiare i dati scientifici ci vuole. E quando si dice comunicazione scientifica si dice, io preferirei informazione scientifica perché c'è un passo in più di qualità e di responsabilità. Occorre averla, certo, perché si ha a che fare con gli argomenti più disparati, dalla genetica all'archeologia. Tant'è vero che, secondo me, e noi abbiamo un approccio giusto nel TG scientifico, noi non diamo solamente informazione scientifica propriamente detta, ma usiamo un approccio scientifico nell'affrontare gli argomenti di cronaca. Cioè, se capita un incendio, noi spieghiamo come lavora il fuoco, quali temperature sviluppa, quali sono i materiali ignifughi e quelli che invece tendono a incendiarsi e così via. Siamo entrati oggi, per esempio, entriamo di nuovo nella vicenda della sentenza dell'Aquila,
Ecco, per dire, lì abbiamo preso una posizione molto diversa subito ed è stato pericoloso perché potevamo sbagliare. Abbiamo discusso fra di noi, quindi questo è importante, e abbiamo preso subito una posizione dissonante da questo coro, era pericoloso, di scienziati che dicevano: ahi, c'è un secondo processo Galileo, la scienza è sul banco degli accusati. Una stupidaggine orrenda. Infatti molti poi si sono ravveduti da questa posizione un po' compulsiva di difesa, di categoria, che ha fatto levare gli scudi appunto in difesa dei condannati. Nessuno è stato condannato perché non ha previsto il terremoto, la condanna è stata per avere, come dire, appiattito la scienza sulle esigenze della politica, che in quel momento era quella di tranquillizzare la popolazione. Quindi dicevo che è molto complesso e forse richiederebbe una formazione a monte o un continuo aggiornamento che oggi non esiste. Poi volevo ancora dire un'altra cosa riguardo ai famosi stili di vita. Io sono reduce adesso da Parma, da un congresso, diciamo, dal decennale della nascita dell'EFSA, che pochissimi sanno, neanche io lo sapevo che cos'era fino a due giorni fa. L'EFSA è l'autorità europea che si occupa di sicurezza alimentare e che sta a Parma. Una tanto non ci ha dato qualcosa, l'hanno messa a Parma, forse perché a Parma si mangia bene, c'è stata questa liaison un po' dubbia, un po' ambigua, ma comunque ce l'ha andata. Non fa ricerca, l'EFSA non fa ricerca, fa solamente, affronta l'argomento dal punto di vista, come dire, epidemiologico, dei dossier, della letteratura, stabilisce dei metodi per valutare il rischio ambientale dei vari alimenti, dei vari ingredienti che si usano, sia animali che umani, e poi dà il suo responso, consegna un dossier alla Commissione europea, che decide come affrontare l'argomento, come legiferare, come regolarlo, come normarlo. Mi dicevano che in realtà gli stili di vita peggiorano, non è vero che migliorano. Questa è un'impressione che abbiamo noi, che stiano migliorando, perché noi focalizziamo un aspetto, nessuno più fuma, d'accordo, ma facciamo un sacco di altre cose che sono più sbagliate ancora. Paradossalmente, per confermare questo dato, le popolazioni più sane del mondo che vivono nell'Himalaya sono state oggetto di un lavoro epidemiologico che in effetti ha appurato che hanno delle broncopneumopatie cronico-ostruttive in percentuale molto maggiore della nostra, eppure non fumano e vivono a 4.000 metri di quota facendo la vita sanissima in mezzo agli yak. Perché? Perché loro in casa hanno i bracieri senza camini per il freddo e quindi respirano per molte ore al giorno fuliggine e particelle che gli riempiono i polmoni. Quindi questa malattia ce l'hanno molto più di noi cittadini. Un esempio molto più banale che potrebbe in effetti confermare che gli stili di vita non stanno migliorando e che i nostri giovani, mi dicevano gli specialisti dell'EFSA, sono tutti quanti, ormai sono tutti obesi e non fanno sport. Ma e allora ci sarebbe da chiedere, la TV quanto è efficace nei suoi messaggi? Mi pare che sia dimenticato un fatto molto importante, la pubblicità. Cioè noi veniamo continuamente interrotti dalla pubblicità, che propone modelli che non hanno niente a che fare con gli stili di vita sani. E questo probabilmente, siccome alle spalle della pubblicità c'è un lavoro di indagine psicologica, di anatomia psicologica della società, dei gusti della società, che è molto, ovviamente molto più accurato, mirato ed efficace di quello che può indurre, che può indurci ad elaborare notizie come giornalisti, quindi di quello che sta dietro la televisione, i messaggi pubblicitari sono molto più efficaci. Un solo messaggio di pochi secondi rovina qualsiasi politica di sana informazione sanitaria sugli stili di vita e di correttezza scientifica, e questo dobbiamo tenere conto. Infatti io sostengo che una TV pubblica non debba avere pubblicità, probabilmente sarà un utopista perché così non si sta in piedi, ma secondo me è così. Oltretutto tenete conto che la pubblicità, appunto perché è potente ed è scaltra, tende a confondere i ruoli, e quindi noi vediamo programmi di indubbio valore culturale, almeno diciamo qualche tempo fa, adesso mi sembra che stia un po' appiattendo anche questo, abbassando come livello, che tempo fa di Fazio, in cui si vede la Valletta che poi dopo fa la pubblicità, e questo insomma che confonde le idee alla gente, perché veicola attraverso un personaggio che è giornalista o che è sentito come tale il messaggio pubblicitario, quindi lo rende più autorevole ed efficace, più penetrante, perché viene da quello lì che la sa lunga, perché è un giornalista. Allora, questo è molto importante, prima di mettere alla sbarra l'informazione e i giornalisti, io metterei la sbarra lo strumento televisivo proprio come contenitore, perché non ospita solamente i giornalisti, ma ospita anche altri lavoratori, ospita anche un altro tipo di informazione che è commerciale e quindi induce al consumo e quindi induce anche a comportamenti
sbagliati. Poi non si può pretendere dal mezzo televisivo quello che fisiologicamente, neurofisiologicamente può dare. È chiaro che l'informazione, io vengo dalla carta stampata, poi Piero Bianucci e Piero Angela, per fare un certo programma, siccome Alberto non voleva saperne di fare giornalista ai tempi, si rifiutava perché era timido, proprio perché non voleva, mi chiamarono, e quindi io ho fatto il mio ingresso in televisione in quel momento e ho capito che sono due cose, due mestieri e due strumenti completamente diversi. Continuo a pensare che la televisione abbia dei limiti di formazione e di informazione molto molto forti, non solo. L'immagine non aiuta l'informazione, la parola. Potrebbe aiutare la parola se ci fosse tempo di abbinare, di riflettere molto bene sulla complementarità di parola e immagine, ma nel modo in cui lavoriamo noi, in pochi secondi, nel montare un servizio, l'immagine non solo non aiuta la parola, ma anzi toglie efficacia alla parola, perché distrae. Secondo me un buon servizio di carta stampata o di radio è molto più efficace, perché è più concentrato su un solo tipo di trasmissione. Quindi non possiamo chiedere alla televisione quello che non può dare, ma può dare un'informazione che è sempre ancella, non vorrei sembrare troppo pessimista né autolesionista, è sempre ancella di quella della carta stampata, fermo restando che deve essere comunque corretta e ponderata. E poi i meccanismi, ci sono anche dei meccanismi ovviamente di passività da parte dell'ascoltatore che aggravano, diciamo così, che diminuiscono ancora di più l'efficacia del messaggio. E poi secondo me appunto bisognerebbe anche pensare che insomma siamo quello che siamo noi in Italia, quindi l'informazione è esattamente la questione, che c'è questa strana tendenza degli italiani a ribaltare, perché è un paese che manca in maniera peculiare genetica di senso di responsabilità, dove tutti quanti attribuiscono agli altri gli errori che commettono. Quindi la classe politica è una, non voglio difenderla per carità, però la classe politica è lo specchio dell'Italia e l'informazione è lo specchio dell'Italia. Quindi non possiamo pretendere che siano migliori della media degli italiani, e noi siamo approssimativi, manchiamo di scientificità, siamo anche abbastanza ignoranti come giornalisti, non abbiamo una tavolozza di colori, di sinonimi, di parole. Basta vedere ieri come abbiamo affrontato l'alluvione, le ultime sondazioni in Toscana, sembravano servizi fotocopia con gli stessi vocaboli, le stesse immagini, le stesse metafore di quelle degli anni scorsi, cioè provocava un effetto in me, che sono un professionista, un effetto di noia, forse anche qualcosa di più, che avrei spaccato il televisore. No, però l'informazione è questa, cerchiamo di tirarci su, cioè noi lo facciamo come giornalisti, ma indubbiamente è il paese che è veramente in una crisi, ma è una crisi culturale, non è solamente una crisi economica, è una crisi di identità, è una crisi di passività, di eccesso di delega, di impossibilità di arrivare veramente a colpire, a sensibilizzare le orecchie delle persone per farle uscire da un mondo che ormai è alla dimensione del proprio fisico e poco più della macchina. Per cui io ammetto che ci sono degli errori, e li ho appena elencati, di impostazione e di merito, di metodo nella mia categoria, nella televisione, però secondo me è difficile che, insomma, noi non siamo quello che siamo perché l'Italia è questa. Dobbiamo confrontarci, aprirci, questa è l'unica soluzione, aprirci verso il mondo esterno. Guardo con preoccupazione a questo ritorno di retorica che ci arriva dai nostri, insomma, diciamo, padri nobili, per usare una parola che ho sentito poco fa dal nostro presidente. Secondo me la soluzione non è certamente quella di chiuderci e di rinfocolare, di ravvivare la retorica nazionale, ma quella di aprirci verso l'Europa. Non informazione sicuramente, perché i modelli televisivi che ci arrivano dall'estero, i modelli anche di informazione scientifica, sono molto molto migliori dei nostri, molto più obiettivi, molto più precisi, molto più responsabili soprattutto. Che la televisione crei e abbia qualche sofferenza, 30 anni fa Vittorio Goresio, se non ricordo male, aveva proposto che un giorno alla settimana si chiudessero le televisioni, che ci fosse un giorno senza televisione. San un po' di Gandhi. San un po' di Gandhi, certo.